È già ora di pranzo e ho fame. E devo anche fare un video. Sapete cosa succede quando ho fame e non c'è nulla da mangiare e sono da solo a casa? È il momento di assaggiare qualcosa di nuovo. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Questo è il terzo pacchetto del mio ultimo giro a Chinatown, il penultimo rimasto. E oggi assaggeremo i Bulldak Hot Chicken Flavor Ramen della Samyang. Questo è coreano e ne sono sicuro perché è scritto qui, quindi non mi posso sbagliare. Anche questa è una marca molto famosa e soprattutto il polletto qui l'ho visto molte volte e molte persone hanno lamentato bruciore dalla bocca. Succederà anche a me? Ne dubito, ma assaggiamolo. Devo essere sincero, questo mi ispira. Ed eccoci nuovamente qui, con il nostro Sadak bello pronto, ma soprattutto viscoso e tra l'altro scotta come l'inferno. Tra l'altro nella ricetta c'era scritto di lasciare 8 cucchiai dell'acqua di preparazione e mischiarlo poi con la salsa. Come potete vedere è molto densa effettivamente e la cosa un po' poco mi preoccupa. Però non perdiamoci oltre e assaggiamo Itadaki Mammata. Madonna, scottano. Ecco qua. Assaggiamone un altro po'. Allora, il piccante lo percepisci, madonna mia, nel momento stesso in cui tiri proprio la prima boccata. Non è così pesantissimo come pensavo, ma è una bella batostina. È una bella batostina. Sicuramente una persona che non è abituata a questa cosa scioglie tutto, muore per terra, la gente deve chiamare il 118. Perché veramente capisco tutte quelle reazioni nei video degli altri. Però ti dico, non è male, il sapore del piccante è proprio buono. Il fatto che sia così densa la salsa ti fa percepire tutto quanto e appunto, essendo mischiata con l'acqua, non rimane tutta sulla pasta ma rimane anche tutto nel fondo, dove se mischi la pasta prendi su sia la salsa sia appunto la pasta. Le ho macchiato la maglia. Benissimo, guardalo qua il mio trofeo. Comunque, prima di proseguire il mio pranzo, diamogli come sempre il voto. A livello di sapore, quindi parliamo solo del sapore degli ingredienti e della pasta in sé, do sempre un 7, perché appunto questi tipi di preparati puntano tutto sul piccante, molto meno sugli ingredienti. Tant'è che gli unici ingredienti che ci sono l'alga, questa qui, e i semi di sesamo. Ma la pasta comunque è di ottima qualità. La pasta non è troppo molle, non è troppo dura, ha un buon sapore, ti rimane tutta la salsa sulla barba. E appunto la salsa si attacca bene al tipo di pasta. Mentre invece a livello di piccante decido di dargli un bel 8,5-9. 9 diciamo, perché effettivamente è una bella bomba, ma come ho detto, prima di arrivare al 10 deve farmi stare male a me. Questa si sente, è buono, ma io non sono ancora morto, fortunatamente. Però credetemi che questo 9 è un ottimo 9, ben guadagnato. Sinceramente non mi sento di consigliarvelo a meno che appunto voi non apprezziate il piccante. O se appunto volete stare male. A quel punto non è più un problema mio, ma è un problema vostro. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!